Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, vi ringrazio per aver accolto l'invito ed essere qua stasera con noi a questa serata di ottobre pedagogico. Prima di iniziare desidero darvi alcuni messaggi che possono essere utili. Allora, perché ho visto che più di qualche persona me l'ha chiesto. Allora, ottobre pedagogico, oltre a una serie di conferenze, ha avuto anche dei film che sono stati fatti, ai laboratori. Però per quanto riguarda le conferenze, e quest'anno sono 5, alla fine del percorso verranno prodotti gli atti, per cui vengono raccolte tutte le conferenze e chi desidera viene costruito un piccolo libro e chi desidera presso la segreteria dopo andando a casa lasciate giù il vostro l'indirizzo e un contributo di 10 euro e li riceverete a casa. Ovviamente guardate che parlo di gennaio perché devono andare in tipografia, insomma c'è un iter un po' lungo, devono essere puliti, vengono visti e rivisti, per cui li riceverete a gennaio. Ho visto negli altri anni che sono stati veramente ben accolti questi atti, perché poi rimangono le conferenze, uno insomma ha modo anche di rivedere certi passaggi dei relatori che non sono scontati, magari anche un po' più complessi, per cui può essere un promemoria utile. Vi ricordo anche che tutte le conferenze verranno caricate su YouTube, per cui ci sarà poi anche la possibilità di andare a vederle. Ecco, mi premeva dirvi questo, come anche per chi ha bisogno, come insegnanti, educatori, ho visto che ci sono anche degli studenti, ecco, alla fine potete avere l'attestato di partecipazione, ecco, uscendo ve lo viene consegnato. So che la serata del professor Daniele Novara, ovviamente noi avevamo fatto 70 attestati, c'era tantissima gente, tantissimi insegnanti, tantissimi studenti, per cui non sono bastati, però chi ha lasciato il nome passa presso le ragazze della segreteria e vi viene consegnato l'attestato, perché poi mi scuso, però è difficile anche prevedere se quanti, ad esempio la seconda serata con Montecchi eravamo in 200, però 40 hanno chiesto l'attestato, quindi ne abbiamo fatti 110 e gli altri li ho buttati. Ecco, per quello, capisco perché può servire a tanti, serve l'attestato, uno mi ha telefonato anche prima, mi scuso per la prima serata, ma veramente è difficile tante volte prevedere e sistemare tutto, come anche ricordo che se voi avete magari persone che sono state fuori, che erano vostre amiche, ecco, ho detto a queste persone che ho lasciato la mail, ho scritto, mi sono scusata e ho detto che la serata è possibile vederla su YouTube, che ci sono gli atti, o a queste persone che sono state, insomma, che non hanno potuto entrare, ho già spedito anche le slide che il professor Novara mi ha inviato, mentre per gli altri è possibile vederle dal sito dell'Università Popolare. Ecco, queste erano alcune cose che mi premeva a dirvi. Detto questo, invece ringrazio la dottoressa Giulia Franco per aver accolto il nostro invito. Ringrazio anche Alessandra, la presidente dell'associazione Abilità, che e famiglie Abilità, che insieme parlando una mattina ha detto, sai, dice Teresa, mi piacerebbe tanto se si potesse affrontare anche questo tema. E noi condividiamo una forte sensibilità per determinate problematiche legate all'umano. Per cui quando lei me l'ha detto io ho accolto subito l'invito e ti ringrazio di cuore, perché parlare dei fratelli penso sia una cosa doverosa, perché devono ovviamente accogliere, convivere e ovviamente nel momento in cui poi no, ti confronti anche con l'esterno, vai oltre il contesto familiare, veramente tante volte non è che i contesti attorno a noi siano tutti così, no? Solari, allegri, pimpanti, tante volte qualcuno ti viene contro o ti fa o ti dice più di qualche no, ti dà qualche frecciatina, perché poi i bambini, i ragazzi, come diceva Guido Peter, non sono buoni, diceva sono cattivi. E quando diceva sono cattivi, intendeva che non ti sparare niente, cioè sono micidiali su certe cose, perché non hanno i filtri che abbiamo noi, quindi loro serenamente dicono di tutto, con molta facilità.
Ecco, quindi penso che la serata di stasera ci dia il modo veramente di riflettere su una grande tematica. Allora, questa serata avrà anche, rispetto alle altre, un iter un po' diverso. Ci sarà la prima parte, dove la dottoressa, partendo da un libro che lei ha scritto e che potrete trovare sempre all'entrata, ci illustrerà un po' questo mondo e ci farà riflettere con alcuni pensieri. Poi ci saranno, da questo libro verranno lette alcune parti, alcune frasi, con l'accompagnamento della musica, e ringrazio le nostre musiciste. Poi la dottoressa sempre farà una riflessione, una breve riflessione, e poi lasciamo spazio alla platea se ci sono riflessioni, domande e dubbi, e c'è modo, insomma, insieme di confrontarci. Per cui vi auguro veramente un buon ascolto. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Stamattina, mentre ripensavo un po' a questa serata, mi veniva in mente a come mi sentivo emozionata di essere qui oggi, perché da quando abbiamo un po' deciso, sono stata invitata a questa serata, ho subito percepito entusiasmo per organizzare e poter parlare di fratelli. E questo invito lo devo appunto ad Alessandra, che qualche tempo fa mi ha contattata e mi ha invitato presso la sede dell'associazione Famiglia Abilità. E devo dire che fin da subito ha creduto in questo progetto e crede molto in quanto sia importante fin da subito a occuparsi di questa tematica. E poi appunto anche con Maria Teresa abbiamo pensato un po' a tutti i dettagli, e ripeto, Non è scontato, mi capita di fare diverse serate in giro, anche fuori Padova, che è la mia città, e questa sensibilità non è da tutti i giorni, quindi sono davvero onorata di poter parlare a voi oggi. E questo è un po' una tematica nuova, perché quando una famiglia deve affrontare la disabilità di un figlio, un po' tutti i progetti, le speranze e le certezze che si avevano devono essere in qualche modo rimessi in discussione. E si deve affrontare un'esperienza che cambierà in modo permanente la vita di ciascun membro della famiglia. E in mezzo a tutto questo ci sono anche i fratelli e le sorelle delle persone con disabilità, che per anni sono stati dimenticati dai servizi e solo negli ultimi decenni sono frutto di interesse e di studio da parte della ricerca in psicologia e medicina. Ma se fino a poco tempo fa si parlava di bambini dimenticati, qui nel brevissimo periodo tantissima è la bibliografia che ultimamente si può trovare. E qui ho un po' riassunto alcuni saggi, quasi tutti, devo dire, autobiografici, come un bisogno di poter finalmente raccontare la propria storia. Un bisogno appunto che fino a poco tempo fa non era stato preso in considerazione. Per quanto riguarda la relazione fraterna, io ho pensato questa sera di raccontarvi alcuni concetti attraverso un po' tutte le frasi di bambini, di genitori, di famiglie che in questi anni nel mio lavoro di psicologa ho avuto la fortuna di conoscere, incontrare e qualche volta aiutare. E non potrei mai stare senza di lui, come chiunque abbia fratelli non potrebbe fare a meno di loro.
I fratelli hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino e della sua identità. La relazione fraterna può infatti favorire l'espressione dei propri sentimenti e la comprensione dei sentimenti dell'altro. È il primo laboratorio sociale in cui i bambini imparano a negoziare, entrare in competizione, gestire i conflitti, allearsi, comprendersi e sostenersi. E rende anche possibile la condivisione del divertimento e anche un po' della trasgressione. Come ti permetti, brutto cattivo? Questi sono i miei fratelli e i miei fratelli li picchio solo io. Una caratteristica tipica del legame fraterno è proprio l'estrema ambivalenza. Da un lato abbiamo amore, dall'altra invidia, e da un lato complicità, dall'altra gelosia. Quindi sono sempre tutta una serie di vissuti contrastanti. Ma per entrare un po' più nel vivo della tematica di questa sera, volevo parlare proprio della relazione fraterna quando è presente una persona disabile in famiglia. E mi piaceva riportare la frase di questa collega, anche lei sorella, che dice nel suo libro: la disabilità non era solo di Nazario, faceva parte anche di me, della mia vita e delle mie scelte, tutte. Ha influenzato inevitabilmente le mie tappe evolutive e la progettualità, plasmando ogni tratto della mia personalità, manipolando le emozioni a suo piacimento. In termini evolutivi, essere fratelli di bambini con disabilità non comporta fattori di rischio di per sé, ma richiede da parte degli adulti di riferimento, in particolare i genitori, qualche attenzione in più. Questi fratelli infatti affrontano nel loro percorso sfide diverse rispetto ai coetanei della loro età. E quindi insomma è necessario fare un po' più attenzione. Io poi ci tengo sempre a dire che ogni situazione è unica, perché i fattori in gioco sono veramente tantissimi. A cominciare dal tipo di disabilità, e me ne sto rendendo conto proprio in studio con le famiglie che incontro, che le difficoltà che mi portano spesso si diversificano anche proprio in base al tipo di patologia. E, è chiaro che nel caso di disabilità gravi, dove è presente un'attenzione da parte dei genitori proprio in toto fisica, comporta una fatica diversa da chi magari vive una situazione dove è presente una disabilità più di tipo psichiatrico oppure psichico, dove magari appunto il bambino è autonomo, però magari ne combina tante, magari è difficile giocare con lui, e quindi poi lì la rabbia magari è ancora molto più alta. Poi proveremo a vedere anche quali sono gli altri vissuti. Ma quali sono gli aspetti positivi di questa esperienza? La resilienza, che è quella capacità di riuscire a fronteggiare le difficoltà della vita in modo più consapevole, più forte, più adeguato. Lui mi ha fatto diventare una persona molto paziente. Mi ha fatto capire che la vita va apprezzata. E questo vivere quotidianamente delle difficoltà ti fa apprezzare anche le cose piccole, le cose semplici della vita. Alle volte penso l'ordine delle priorità ti cambia quando vivi esperienze di questo tipo. E non vale solo per i genitori, vale anche per i fratelli. Spesso ci troviamo di fronte a relazioni con il fratello e la sorella molto strette. La mia relazione con lui è fatta di sguardi, silenzi, attimi in cui la nostra interiorità riesce a toccarsi, nonostante i suoi limiti, nonostante tutto. Quindi quella relazione che alle volte va oltre il linguaggio verbale, va oltre i limiti
che ci possono essere a causa delle difficoltà, dei ritardi. È un legame profondo. Tendenza ad una scelta di professioni nell'ambito sociale e di aiuto. Ho scelto di fare questo lavoro perché la soddisfazione più grande che posso ricevere è aiutare le persone. Le volte i sibling, che è questo termine inglese per indicare i fratelli e le persone, di persone disabili, sono persone che hanno sempre voglia di dedicarsi agli altri. A volte mi capita di dire a qualche fratello e sorella adulto anche un po' troppo. E cominciare anche da me, che fatico delle volte a pensare di staccare, di fare anche altro. Ho questo bisogno di aiutare le persone, di riempire in qualche modo. E alle famiglie giovani, tra virgolette, con i bambini piccoli, parlo molto di comunicazione corretta della diagnosi, perché le fantasie che può avere un bambino che non ha capito bene possono essere veramente le più svariate. Ad esempio, quando mancano le informazioni, mi è capitato una mamma che mi ha detto: ma quando guarirà? E siamo rimaste un po' interdette, perché lei mi ha detto: guardi, io pensavo che avesse capito che era per sempre. E invece non è detto. Quando i bambini sono piccoli, magari pensano che guarirà, comunque può essere come una banale influenza. Per questo è importante spiegare bene, dire la verità con parole semplici. Non è necessario entrare nei termini della medicina, della genetica, però è importante prendersi lo spazio per spiegare, soprattutto quando i bambini fanno domande dirette. Lo stesso vale per le informazioni scorrette, e magari pensare come questa bambina, che forse anche a me verrà quello che ha lei. Mi ricordo di una mamma che diceva che le era stato consigliato di raccontare che alla figlia era venuta un'influenza durante la gravidanza. E poi però succedeva che anche l'altro fratello pensava che sarebbe venuta. Quindi attenzione, insomma, nel dire cose non vere, perché poi i bambini possono sviluppare fantasie che sono ancora più tragiche di quella che è la realtà. E quali potrebbero essere le preoccupazioni dei fratelli? Sensazione di isolamento. Quando i miei amici parlano di tutte le cose che fanno con i loro fratelli, io non posso prendere parte alla conversazione. Io non posso fare quelle cose con mia sorella, e questo mi fa sentire triste. A volte è difficile giocare con questi bambini, è difficile anche ammetterlo, e questo poi provoca tutta un'altra serie di sentimenti. Per i miei genitori è molto difficile occuparsi di mio fratello giorno dopo giorno. Così la sera, quando mio fratello è a letto, sono semplicemente contenti di potersi sedere e rilassarsi. Io non voglio disturbarli con le mie preoccupazioni e i miei problemi. Ho sempre questa paura che i propri pensieri non siano abbastanza importanti in una famiglia che di pensieri magari ne ha già abbastanza. Difficile relazione con il fratello o la sorella. La cosa difficile quando sono con lui è giocare, perché lui non è tanto abituato a giocare con gli altri, anzi lui picchia e graffia. A lui piace solo giocare con gli animali del mare. Allora posso giocare con lui solo a questo gioco qui, il delfino, i pesci, lo squalo. A volte mi piacerebbe sapere cosa gli piace. Quando magari non capisci, non riesci a entrare in comunicazione a causa delle difficoltà, ti rende difficile la comunicazione. Mancanza di attenzione. La parte più brutta è probabilmente che lui prende tutte le attenzioni e io mi sento ignorata, o quando praticamente io ho il 5% dell'attenzione. Come tanti di voi sapranno, i bambini con difficoltà spesso hanno un sacco di attività, fisioterapia, logopedia, bisogna portarli da una parte all'altra, poi magari anche si ammalano spesso.
quindi questo toglie l'attenzione anche agli altri fratelli. A volte i genitori si preoccupano perché mi dicono non riesco ad essere equo. Io cerco anche sempre di tranquillizzare, perché comunque non è che un genitore toglie attenzione per mancanza, ma per necessità. Senso di colpa. Alle volte mi sento sbagliato perché non ho proprio voglia di aiutarlo. Mi piacerebbe sapesse vestirsi da solo. Alle volte si è stanchi, non si ha l'energia per affrontare la giornata che quotidianamente si deve svolgere. E questo provoca difficili sensi di colpa. Che poi sono quei sensi di colpa alle volte che ci fanno fare anche scelte affrettate, scelte poco consapevoli, e che non ci fanno sentire bene. I sensi di colpa sono sempre cattivissimi consiglieri. Rabbia e risentimento. A volte penso che stavamo meglio quando lei non c'era. E penso a questo bambino primogenito che si ricorda di quando era figlio unico e che poi si è trovato questa sorellina con sindrome di Down, e penso alla sua fatica ai gruppi che svolgo da qualche anno a Padova nel tirare fuori questo sentimento, che poi ovviamente è concatenato al senso di colpa. E questo tirar fuori penso che possa essere uno anche dei primi passi per poter dare senso a quello che si vive. E poi spiegherò meglio cosa intendo. Pressione alla perfezione. Spesso mi capita di non sentirmi mai abbastanza per me, per gli amici, per la scuola, per la mia famiglia. E fratelli alle volte sono persone che sono classici bravi bambini, quelli che non vogliono mai appunto dare problemi, che stanno bene un po' dappertutto, che vogliono sempre dare il massimo in tutte le situazioni. Questo aiuta per portare a raggiungere sicuramente numerosi obiettivi, però provoca un senso alle volte di insoddisfazione che crea inevitabilmente del malessere e del disagio, perché si vive in continua lotta con se stessi di non essere stati mai abbastanza bravi. Imbarazzo. Sai cosa mi fa sentire molto in imbarazzo? Quando andiamo a passeggio con lei e le persone ci fissano. Forse non è cattiveria, ma comunque alle volte ci si vergogna perché sì, sono un po' strani, e, insomma, parlano in modo strano, e poi una disabilità grave è tutto molto visibile, quindi insomma alle volte è difficile confrontarsi col mondo. Paura e preoccupazione. Quando ero più piccola dovevo andare spesso all'ospedale. Mi ricordo che stavo in classe pensando a lei e preoccupandomi. Eh sì, perché appunto sono bambini spesso ospedalizzati, quindi anche nei fratelli c'è sempre un po' quella paura della malattia, paura della morte. E io adesso appunto ho un bambino, la sorellina con sindrome di Down, che ha 6 anni, e l'altro giorno mi chiamava la mamma e mi diceva fammi, mi fa un sacco di domande sulla morte. Allora sì, da un lato è normale, in un'età così di 6-7 anni, però dall'altro quanta paura c'è legata ai lunghi periodi di ospedalizzazione della sorella. Responsabilità. Quando mio fratello combina un disastro, indovinate chi deve rimettere a posto? Proprio io, anche se sono occupato o se sto facendo i miei compiti. Sì, spesso ci troviamo a bambini che somministrano farmaci fin da piccoli, che sanno gestire il fratello, che sanno stare a casa da soli, sanno fare un sacco di cose che normalmente i coetanei magari non fanno, iniziano a farsi la cartella fin da piccoli, così porto degli esempi. E indipendenza. Ogni giorno io torno a casa alle 16 e mio fratello alle 18. Così ogni giorno ho 2 ore dove posso fare quello che voglio senza per forza considerarlo.
Questo è molto bello. È importante che noi fratelli abbiamo una nostra stanza o un posto dove il fratello non può entrare. Abbiamo bisogno dei nostri spazi. È importantissimo che ognuno di noi abbia i propri spazi. Il momento per sé, che sia appunto la propria camera, il momento dei compiti, il momento dello sport. Questo aiuta perché poi possiamo avere anche molte più energie da dedicare al fratello o in casa. Impotenza. A volte ho la sensazione che tutto quello che faccio per lui non basti e non basterà mai. Spesso si fa fatica, nonostante magari si è fatto un sacco di cose durante la giornata, poi vai a letto la sera e dici, cavolo, ancora mi sento che non ho fatto abbastanza perché mio figlio ancora ha quelle stesse difficoltà. Dolore. Durante la giornata mi capita improvvisamente che il mio pensiero vada a lei. Una fitta allo stomaco mi prende. Penso alla sua vita per sempre diversa dalla mia. Questo pensare alle volte, se non può essere felice lui, forse anche io allora non devo essere felice. Questo sempre contrasto di avere paura anche a vivere le cose belle, sempre per il discorso anche magari di senso di colpa di prima. Questo provoca un'enorme tristezza che va assolutamente affrontata, ma mi viene a dire in via preventiva, per avere la possibilità di vivere una vita adulta più consapevole, pensando che se i fratelli sono felici non tolgono nulla al fratello malato. Aspettative verso gli altri. Penso che qualcuno possa essere mio amico solo se sarà amico anche di mia sorella. Questa speranza che il mondo possa capire quello che una famiglia che vive la disabilità è sempre molto attiva anche da parte delle associazioni. E allora io penso che, anche se credo sia impossibile che tutto il mondo possa capire, penso che l'esempio quotidiano che ogni famiglia che vive la disabilità porta sia quello la strada migliore per far capire anche quanto si può migliorare da esperienze di questo genere. E poi in fondo ho messo futuro. Mi fa sempre un po' paura parlarne pubblicamente, l'ho aggiunto da poco questa lista, poi mi dicono sì, ma non dici mai. Poi non lo dico mai perché è l'aspetto più difficile, che spaventa credo più di tutto, e quindi lo lascio sempre un po' da parte, giustificandomi dicendo ma io mi occupo di età evolutiva, quindi lascio perdere. E in realtà è importantissimo, e anche se poi penso che ogni scelta sia, non ci sia una regola. Penso sia difficilissimo anche poter fare delle leggi corrette, universali, perché poi le situazioni sono così uniche che credo che la cosa più importante sia veramente scegliere pensando al bene di tutto il nucleo familiare e anche pensando di affidarsi. Credo che il primo step prima di pensare al futuro sia fidarsi anche dei servizi, delle associazioni, degli operatori. E quali sono i segnali di preavviso? Ritiro, quando cominciano i bambini a stare veramente tanto da soli, quando non vogliono fare nessuno sport, nessuna festa di compleanno, non vogliono stare con gli altri bambini. Quando mettono in atto comportamenti negativi e o provocatori, quando fanno fatica a scuola, quando vengono sgridati, quando sono troppo bravi bambini.
e quando si presenta molta ansia, un umore depresso, una bassa autostima, oppure sintomi psicosomatici più comuni come il mal di stomaco, problemi del sonno, mal di testa, oppure anche le difficoltà scolastiche e sociali, perché appunto mi capita di vedere due situazioni completamente opposte spesso, o veramente dei bravi bambini, quelli appunto che si peradattano, sono bravi a scuola, non danno problemi, oppure quelli che si inventano un sintomo quasi più grande di quello del fratello disabile. E quindi attenzione in entrambi i casi. E qui veniamo ai genitori. Spesso mi sono sentita dire che sono una mamma attenta nei confronti di Francesca, ma non so cosa spinga gli altri a pensare questo di me. Di sicuro io mi faccio sempre un sacco di paranoie sull'efficacia e sulla validità del mio ruolo di mamma, sia nei confronti di Francesca che di Giorgia. E lo struggimento di sottofondo che mi accompagna quotidianamente è rivolto anche a Giorgia e alla sua condizione rara di adolescente normale ma diversa, l'avere una sorella disabile. Infatti di solito la paura, come vi dicevo, è quella di non essere equi, di togliere all'uno per dare all'altro. Poi anche la paura di trasmettere le proprie paure, le proprie ansie. E poi anche alle volte la paura di caricare troppo il figlio sano. Allora cosa possono fare i genitori? Io lo dico sempre a tutti, prendersi cura di sé è difficile. Però i figli sono contenti quando vedono i genitori contenti. Dare informazioni al bambino, il discorso di prima rispetto anche alla comunicazione della diagnosi e rispetto anche al trovare delle strategie per rispondere alle domande del mondo esterno su che cosa. Ascoltare veramente con l'ascolto attivo, piuttosto dire guarda adesso non ho tempo, non riesco a sentirti, però ti posso ascoltare dopo. Aiutare a condividere i sentimenti. Sì, parlare insieme, confrontarsi, monitorare i segnali di disagio, insegnare delle strategie per fronteggiare le situazioni difficili, tipo magari le domande dei compagni, farlo sentire speciale, cioè dedicargli del tempo solo per lui, e coinvolgerlo nelle scelte della famiglia, nelle decisioni, oppure in quello che sta succedendo, che tipo di terapie fa il fratello, renderlo attivo nella vita familiare, metterlo in contatto con altri fratelli e fare un po' una rete, che è un po' quello di cui sto provando ad occuparmi, che poi vi spiegherò. Cosa possono fare gli operatori? Anche loro. Prima di tutto dico sempre pazienza, tantissima, perché noi siamo famiglie tanto arrabbiate alle volte, tanto tristi. E quindi ascoltare, confortare, condividere, dare il tempo di capire. Perché alle volte, essendo situazioni così dolorose, bisogna anche dare il tempo a queste famiglie di poterle digerire. Esserci, coinvolgere e non sottovalutare il proprio ruolo. L'anno scorso mi è capitato di fare così della formazione in psicologia, un corso OSS a futuri operatori sociosanitari, e qualcuno mi diceva sì vabbè ma tanto noi siamo solo operatori. Non è vero, quindi non pensare che solo perché magari uno dice vabbè mi occupo di assistenza, oppure anche le ragazze che fanno i tirocini, i volontari, sono tutti ruoli importantissimi, perché anche una parola di conforto, uno sguardo, sono davvero importanti, sono proprio quei gesti che fanno sentire queste famiglie meno sole. Allora, proprio per fare il possibile, per capire sempre di più l'esperienza dell'essere fratello e sorella, con l'Università di Padova e in particolare con la professoressa Gatta e Bonichini, stiamo provando a fare una ricerca proprio per valutare il grado di benessere psicologico di adolescenti fratelli, anche per calibrare in futuro meglio gli interventi.
E sarà un compito molto difficile perché insieme a 5 laureandi che stanno impegnando veramente tanto, dovremo raccogliere tutta una serie di dati attraverso un questionario per indagare aspetti come l'ansia, l'autostima, il rapporto con i genitori. E a proposito di ricerca, quello che hanno già fatto gli altri sono appunto degli interventi di gruppo per fratelli e sorelle di persone disabili. E questa ricerca ci racconta come in questo intervento prima era stato somministrato un questionario riguardo alla conoscenza della diagnosi di malattia cronica e disabilità del familiare. Poi è stato fatto un gruppo e dopo questo gruppo hanno risomministrato il questionario ed effettivamente è emerso che c'era un aumento delle informazioni rispetto alla malattia presente in famiglia maggiore rispetto a prima del trattamento. Quindi questi gruppi è il risultato che in qualche modo servono. Dunque in realtà non me li sono inventati io e ho provato a riproporli insomma, nella mia città con l'obiettivo di permettere un momento di scambio e di confronto in cui i fratelli si incontrano e condividono le proprie esperienze, rendendosi conto che poi non sono poi così soli e questo si rendono conto identificando e condividendo le loro emozioni positive e anche quelle magari più difficili e provando ad accettare i sentimenti ambivalenti nei confronti del fratello. L'altro obiettivo è quello anche di provare a sostenere e potenziare quello che è l'adattamento del bambino alla situazione di disabilità che vive in famiglia, rinforzando le sue abilità, sviluppando la possibilità di risolvere alcuni quesiti se con i più piccolini le domande più frequenti sono ma che cos'ha, con i più grandini è ma quando mi chiedono cosa dico? E lì non c'è la risposta preconfezionata per tutti, perché magari come risponderei io non è come risponderebbe quel bambino. Quindi insieme, in gruppo, si prova a trovare la risposta che va bene per ognuno di loro. Io ho iniziato qualche anno fa proponendo delle attività di tipo ludico e facendo questi laboratori dicevo cavolo ma non ho nessuno strumento che mi aiuti a spiegare la disabilità a questi bambini e poi ho detto vabbè provo a farlo io e vediamo e così è nato questo mio piccolo libretto che vuole essere uno strumento sia per le famiglie che per gli addetti ai lavori d'aiuto per poter spiegare la disabilità. L'ho costruito insieme ai bambini, mettendo insieme tutti i loro vissuti e unendoli ai miei di bambini, perché anch'io appunto vengo da un vissuto di sorella. E questi sono alcuni pensieri dei bambini rispetto ai gruppi quando hanno partecipato. Tu puoi andare ai gruppi se vuoi conoscere altre persone che hanno fratelli speciali. È come un grande gruppo di persone che possono capire quello che stai passando. Abbiamo parlato dei nostri fratelli e di come ci comportiamo nei loro confronti. È stato emozionante e bello. Quest'anno la metodologia sarà un po' variata perché se un anno fa è uscito quel piccolo libro, quest'anno proprio sabato 22 ottobre riparto con un nuovo ciclo dove in collaborazione con il Teatro dell'Inutile di Padova metteremo in scena la storia del mio libro e saranno proprio i bambini ad interpretare proprio recitando la storia del libretto. Quindi siamo tutti molto entusiasti di questo progetto che spero metteremo in scena nella prossima primavera. La scorsa primavera mi sono fatta aiutare dalla fotografia.
perché quindi funziona un po' che in primis c'è il mio lavoro clinico, gli obiettivi che io mi do sono quelli che vi ho presentato, però poi mi faccio sempre aiutare da uno strumento. Se quest'anno il teatro, la scorsa primavera è stata la fotografia. E a proposito di questo vi farei vedere un piccolo video riassuntivo di quello che è stato il lavoro, dove appunto ogni bambino ha potuto costruire il suo album fotografico Io e mio fratello. Quindi con una fotografa professionista avevamo a disposizione una stampante e nel corso degli incontri i bambini dovevano portare delle fotografie su varie tematiche che avevo proposto precedentemente all'incontro e poi le stampavamo proprio al gruppo. E nel corso degli incontri intanto è stato costruito l'album. Questo è stato motivo poi per poter parlare delle emozioni, perché poi si confrontavano, si guardavano le foto e dicevano: ah, ma allora anche la tua sorella mangia così tanto, è sporca, e quindi insomma era motivo per condividere e confrontarsi. Ora vi faccio vedere. Ecco, quindi questo è stato un po' il lavoro dell'anno scorso. Quest'anno vedremo, vi racconterò. E invece qui da queste parti l'idea, appunto con Alessandro e l'associazione Famiglia Abilità, è quella di provare a, un'idea un po' ambiziosa devo dire, ma ci proviamo, è quella di provare a dare seguito al libro, questo piccolo libro appunto, con un gruppo di adolescenti della zona vostra e farli questi due protagonisti. Adesso sono bambini nella storia dell'attuale libro e io vorrei farli diventare adolescenti. Allora la domanda che mi piacerebbe fare, la prima domanda, se avrò la possibilità di incontrare questi ragazzi, sarà: ma come saranno in età B quando saranno ragazzi? E vorrei costruirlo proprio insieme a loro con la loro idea, che io non sono adolescente da un po' e quindi vorrei creare uno strumento adatto anche all'adolescenza. Poi, insomma, quello che sto provando a fare nell'ottica anche informativa, di sensibilizzazione, è quello di portare questo libretto anche all'interno delle scuole, perché c'è bisogno di tanta informazione corretta anche nelle scuole. E proprio per il discorso di accettazione, di inserimento, adesso si parla molto di inclusione. E l'anno scorso sono stata ospite in alcune scuole elementari e questi sono alcuni dei lavori, dei pensieri che i bambini hanno fatto per me. È stata devo dire, un'esperienza che mi ha stupito, cioè i bambini hanno accolto con entusiasmo l'idea di poter parlare di disabilità e credo che ci sia anche molta differenza nelle classi dove è presente una persona con disabilità e nelle classi dove non è presente. Ho visto che c'è una sensibilità maggiore a occhi di bambini già abituati, quindi a maggior ragione voglio continuare a portare sempre più informazione, perché se no ci parliamo sempre in faccia tra chi ne sa già di disabilità. Ecco, quindi questa è un po' la mia prima parte. E quindi adesso io darei la parola a una mamma per leggere alcune righe del libro che sarà poi anche accompagnato da due ragazze e credo che stasera chi più di loro potevano essere le persone giuste per leggere queste righe che in qualche modo parlano d'amore, e perché abbiamo sia una sorella che una mamma, quindi io le ringrazio davvero per l'impegno perché so che si sono preparate tanto e le ascolterò
un piacere, veramente. Grazie. Affascinante viaggio di un fratello e una sorella alla ricerca di qualcosa di molto speciale. Tabi è il fratello maggiore di Ina. Ina è una bambina tranquilla, precisa e brava a scuola. Tabi è un giocherellone molto vivace e un po' pasticcione. Ina e Tabi hanno inventato una lingua segreta che nessuno può capire, fatta di sguardi profondi e silenzi magnetici. Ascoltano insieme la musica dal vecchio giradischi del papà. Anche questo è un modo per stare insieme. Guardano in modo strano. C'è qualcosa in Tabi che attira l'attenzione. Ina si accorge allora che il suo fratellone indossa sempre un guanto molto bizzarro, a cui non aveva mai fatto troppo caso. Ina riflette a lungo e sente di aver sempre saputo, in fondo al cuore, che in suo fratello c'è qualcosa di diverso, il guanto rosso. Ina non ha mai indossato quel guanto, ma riesce a percepire tutto il peso e la difficoltà di quegli sguardi su di lui. Ina decide che deve fare qualcosa per sbarazzarsi del guanto di Tabi. Ricorda di aver letto di un mago che ha il potere di risolvere qualsiasi problema. Decide allora di partire con Tabi per un viaggio. La rotta è chiara, alla ricerca del mago misterioso. Soffre molto per il caldo insopportabile, suda e si lamenta. Ina allora tenta di sfilargli il guanto per dargli un po' di sollievo, ma è impossibile. Prova a fargli bere un po' d'acqua per rinfrescarlo, ma una folata di vento caldissimo trascina la borraccia tra le spine di un enorme cactus. Ina, presa dallo sconforto, inizia a piangere, ma poco dopo risolleva il viso e non può credere ai suoi occhi. Tabi si è avventurato tra le spine e con il suo guanto riesce a recuperare la borraccia. Ina e Tabi arrivano in un villaggio di indiani che li accolgono con la danza del girotondo. Nessuno riesce però a tenere per mano il guantone di Tabi. Ina si imbarazza e si vergogna. Tabi è attirato da un gruppo di suonatori di tamburo e senza pensarci due volte
si mette a suonare con loro. Con l'energia del guanto riesce a far suonare la musica per tutti i villaggi vicini. Ina ripensa alle emozioni provate durante il viaggio, alla paura di non farcela, all'impotenza di non poter aiutare il fratello, alla rabbia di non riuscire a giocare con lui come con gli altri bambini. Ricorda anche gli sguardi delle persone e la tristezza che deve provare Tavi a non potersi mai liberare del suo guanto. Finalmente una grandissima quercia appare in lontananza. È forse quella la casa del mago? Ina e Tavi si avvicinano e una volta ai piedi dell'albero sono accolti da una figura misteriosa, vestita completamente di verde, il mago dell'amore. Cara Ina, per aiutare davvero tuo fratello, prova ad amarlo e accettarlo per quello che è. Soprattutto, ricorda che non è colpa tua se lui porta il guanto. Questo viaggio è servito per capire che si può scegliere di trasformare il dolore della diversità di Tavi in forza e ricchezza con l'amore. Ina, per la prima volta, si sente accolta e capita e raggiunge la consapevolezza di provare un immenso amore dentro di lei. Si gira verso Tavi e lo stringe più che può. Grazie, fratellino, a te devo quella che sono.